Oliva è una grande manifestazione, un grande evento, è una vetrina degli oli d'eccellenza della regione Liguria, 200 espositori per tutta la città, città aperta, e quindi oltre a degustare abbiamo momenti culturali di estremo livello di interesse, vi è un grande entusiasmo. Direi che Olio Oliva rappresenta veramente un momento di attrazione per la tradizione olearia della città di Imperia. Olio Oliva, che è una manifestazione ormai da un po' di anni che in Liguria si organizza e che fa parte di un ciclo di eventi legato alla valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare, quindi questi eventi hanno questa capacità di differenziare, di distinguere la proposta di fruizione turistica e di viaggio e di soggiorno in Liguria, e per questo rappresentano un momento fondamentale. Una delle tecniche del marketing è quella che si chiama di dare concretezza e identità alla marca di un territorio. La concretezza e l'identità alla marca di un territorio la si dà con quelle che sono le sue produzioni territoriali di maggiore eccellenza. E l'olio e le olive sono la produzione di eccellenza della Liguria, riconosciuta a livello internazionale. E questo è il modo più reale e concreto per dare identità alla marca della Liguria, per diffonderla e promuoverla in tutto il mondo, per fare in modo che chi viene in vacanza in Liguria possa portarsi con sé il ricordo della Liguria, ma anche chi vive la sua esperienza di rientro e di ritorno dalla vacanza in Liguria possa trovare nuovamente la Liguria andando ad acquistare l'olio splendido e meraviglioso che la Liguria produce. Questa provincia, questa regione che hanno grandi tradizioni e cultura alimentari, non solo quelle dell'olio che ovviamente rimane il primo dei grandi e nobili prodotti, dovranno prepararsi all'arrivo dell'Expo 2015 e contestualmente avviare già delle iniziative, degli eventi sul territorio per attrarre una parte di quei 20 milioni di visitatori che arriveranno per vedere i 6 mesi di Expo 2015, tenerli qui, mostrare i luoghi del cibo e ai più giovani magari far imparare anche i mestieri conseguenti del cibo. L'Ete Mediterranea invece parla della centralità dell'ordine delle stagioni, parla appunto della necessità di variare i menù, i 14 menù principali di una settimana di chiunque. Credo che l'Italia sia il campione di questa diversità, e quindi far vedere in un laboratorio vivo come la variazione degli alimenti si può attuare sarà molto interessante. L'obiettivo è di incentrare, valorizzare la dieta mediterranea, che è stata riconosciuta come bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO a Nairobi nel 16 di novembre del 2010, e ormai è un appuntamento culturale ad Imperia anno su anno per fare lo start-up della penetrazione di questo fortissimo messaggio in Italia e nel mondo. Io credo che sia assolutamente necessario dare valore, contenuto, concreto a quello che è uno stile di vita che ormai è riconosciuto in tutto il mondo come non solo salutistico ma producente benefici e effetti sulle imprese. Parlare di alimentazione è il solo futuro, perché l'alimentazione sana, l'alimentazione dei prodotti della terra naturali è l'unica soluzione sostenibile per il futuro, non ce ne sono altre, e comunque è sempre un discorso connesso alla cultura dei popoli, anche allo stile di vita. Lo stile di vita sana è quello che va diffuso e va propagato per tutta la popolazione mondiale. Quest'anno al centro dei lavori c'è la tutela del paesaggio olivicolo, un aspetto dicevo molto importante almeno per due ordini di motivi. Da un lato
per la necessità di dare maggior valore, per offrire una leva di marketing che possa avere delle ricadute positive sul turismo, e dall'altro mettere al centro la tutela del paesaggio è importante perché, come ci dimostrano purtroppo anche i recenti eventi di cronaca con danni da atmosferici, da calamità atmosferiche piuttosto pesanti in varie parti del paese, la tutela del paesaggio, la conservazione del paesaggio, il presidio del territorio da parte soprattutto degli agricoltori è di fondamentale importanza per garantire la salvaguardia del territorio stesso e quindi evitare danni economici che poi possano penalizzare le imprese. Paesaggio vuol dire perciò tenere in ordine la cultura, fare un prodotto che sia di qualità, che possa richiamare l'attenzione dei turisti, dei consumatori che consumando olio frequentano il paesaggio. Il paesaggio olivicolo è un paesaggio sicuramente che non ha paragoni. Noi abbiamo entità come in Puglia, abbiamo entità come in Umbria, qui in Liguria, paesaggi che sono, credo, valutati, non c'è pari, e questo per noi è di grande orgoglio. Ma cosa bisogna fare? Bisogna far sì che valorizzazione del prodotto e di conseguenza paesaggio. Io la vedo in questo modo e credo che con queste iniziative legislative che stiamo portando a termine possa essere d'aiuto per salvaguardare perciò il prodotto italiano, il Made in Italy, che credo che sia uno dei prodotti più peculiari della dieta mediterranea, e di conseguenza salvare il paesaggio.